Conoscete tutti una squadra che ha vinto 14 Champions League, 35 volte la Liga ed è stata premiata come miglior squadra del XX secolo? Sì, sto parlando proprio del Real Madrid. E oggi sono proprio a Madrid perché andremo a vedere i Galacticos a Santiago Bernabéu. Questa sera infatti c'è il Real Madrid-Valencia. Manca solo qualche ora alla partita e quindi è ora di andare in direzione stadio, anche perché questo match ce lo godremo in VIP Hospitality. Eh sì, vi porto lì. Sarà la mia prima volta al Bernabéu e lo faremo in VIP Hospitality. Dai, ci vediamo allo stadio. Siamo davanti al Bernabéu, che non è proprio uno spettacolo visti i lavori, però è pur sempre il Bernabéu. Allora, primo impatto, come dicevo, non è bellissimo, a causa dei lavori, è in città, quindi non ha il suo spazio, il suo spiazzale, per esempio San Siro, però adesso bisogna vederlo da dentro. Poi tra l'altro oggi a Madrid è anche una bella giornata, nonostante siamo a febbraio, quindi spero solo di divertirci. In più, come vi dicevo, oggi siamo in VIP Hospitality, quindi non vedo l'ora di entrare. E menzione d'onore a quel tifoso che ho incontrato prima in metro, che ha il coraggio di girare a Madrid con lo zaino del Barça. Poi mi sta anche piacendo vedere i tifosi del Valencia che girano tranquilli con le maglie del Valencia, nessuno gli dice nulla, cosa che in Italia sarebbe impensabile, davvero. Nonostante però sia in centro città, una cosa che ho appena notato è che hanno chiuso le strade attorno allo stadio, quindi si può attraversare e circolare tranquillamente senza troppi problemi. Anche l'atmosfera sembra tranquilla, sta iniziando ad arrivare la gente. Adesso raggiungiamo la nostra puerta 44 e si va dentro. Gracias. Bienvenido. Che già mi hanno offerto da mangiare, quindi iniziamo a testare questo cibo. Allora, io ho provato quella del Milan ed è molto molto diversa questa, comunque proviamo ancora a mangiare. Ragazzi, quest'area VIP è qualcosa di fantastico, è veramente veramente bella, anche le luci, i colori. Cioè, adesso ho trovato un tavolino, questo è quello che ho preso al momento, anche la lasagna, e ci sono anche i tovagliolini dell'area VIP. Allora, sono super curioso di trovare la lasagna, non mi aspetto nulla di che, però infatti, se questa è lasagna, possiamo perdere, va. Io ho finito tutto, quindi vi porto a fare un giro, visitiamo meglio questo hospitality che a primo impatto è davvero davvero spettacolare. Ragazzi, non ho fatto neanche il tempo a spostarmi dal tavolino, mi ho offerto ancora da mangiare. Devo davvero dire che è super super attrezzata come area VIP. Non c'è più un tavolo libero, ma io ho questi dolci da assaggiare, ne ho presi tanti, ma mi incuriosivano troppo. Abbiamo anche lo schermo per avere informazioni sulla partita. L'unico difetto che gli trovo a quest'area VIP, che forse è troppo piccola, c'è davvero tanta gente ed è piccola quella gente che c'è dentro. Sta arrivando il momento, ragazzi, ho chiesto la mia acqua, ora finisco, vado in bagno e poi finalmente entriamo in campo. Signori, ci siamo, stiamo per entrare. Vado a cercare il mio posto, entriamo in campo, non so dove si passa. Trovato. Vi faccio vedere qua perché siamo praticamente attaccatissimi in campo. E già da qua intravedo qualcosa. Bello. Sono arrivato al mio posto, questo è il posto e vi faccio vedere quello che vedo io. Siamo davvero a un passo dal campo, cioè addirittura c'è anche la coperta. Allora, lo stadio ancora è vuoto praticamente, ma cioè mancano tipo 40 minuti all'inizio della partita e a breve credo che entrano i giocatori per il riscaldamento. Mi stupisce il fatto che sia vuoto lo stadio, però credo che a breve si riempirà. Allora, cosa dire? Qua siamo a un passo dal campo, cioè le
sedie sono davvero comode, qua c'è, credo sia una coperta, penso di sì, non so se si possa portare a casa. Dentro, come ho detto, è forse un po' piccolino, ma bello, c'è un modo anche dei colori, le luci, cibo buonissimo. E anche qua, ragazzi, si vede veramente, veramente bene. Adesso aspetto solo l'ingresso dei giocatori, così poi vi faccio vedere. Comunque, dopo, tranquilli, che non vi ospitate, ti dice che entriamo. Cioè, ragazzi, c'è anche chi ti accompagna al posto, ti chiedono in che fila sei, in che posto sei, ti vengono proprio a prendere. Intanto stanno entrando i portieri, c'è Tibo. Inizialmente, cioè, boh, qualcosa dallo speaker, comunque ancora lo stadio è pure vuoto, però poco rumore, poco rumore. Comunque, ragazzi, questo qua è enorme, cioè rispecchia le aspettative, è altissimo. A rischio di non tornare più qua dentro. Secondo tempo.
Beh, non male come esperienza. Definitivamente. Però prima si fa un salto nell'area VIP. Siamo tornati. Si beve qualcosina, si mangia un po', qualche dolcino. L'ho detto, neanche il tempo di entrare, è già cioccolatino. Insomma ragazzi, è stata davvero una bellissima esperienza. VIP Hospitality favolosa, l'area del Bernabeu è fantastica. Poter vedere dei campioni del genere da così vicino è qualcosa di assurdo. È stata la mia prima partita vista allo stadio al di fuori della Serie A e non avrei mai pensato di poter vedere dal vivo la squadra più grande di sempre. Eppure, eccoci qua. Credo che quello che ho fatto oggi non me lo dimenticherò mai. Ah ragazzi, un'ultima cosa, perché io non me ne sono dimenticato. Quando faccio una promessa, io la mantengo. Guardate un po', la copertina è rimasta con me. Io l'avevo detto. Cioè ragazzi, dovevamo per forza portarcela a casa.